Ciao e benvenuti in questo corso di Capture One. Io sono Stefano Venneri, sviluppatore software con la passione per la fotografia e da un po' di tempo anche insegnante di fotografia tramite workshop face to face ma anche online. In questo corso andremo a studiare il software di sviluppo dei nostri file RAW, creato dalla Phase One, ovvero Capture One. Nel corso utilizzeremo la versione attualmente più recente, ovvero la versione 10, ma la logica di funzionamento non cambia per la maggior parte delle versioni precedenti. Prima di iniziare con il corso, devo fare una premessa. Innanzitutto, questo non vuole essere un corso approfondito di Capture One. Sì, vedremo tutti gli strumenti di sviluppo e gestione, ed anche come e perché utilizzarli, ma naturalmente non ci addentreremo in discorsi più complessi come la stampa delle foto, eccetera. Mi preme anche precisare che nonostante questo sia un corso di Capture One, tenderò a fare paragoni con altri software di sviluppo dei RAW, come ad esempio PhotoRAW della One o Lightroom della Adobe, per far capire meglio gli esempi ed anche per permettervi di scegliere in base alle vostre priorità se usare questo software, nel caso aveste scaricato solo la demo, oppure se passare a uno strumento diverso. Detto ciò, vi lascio al corso e spero che mi lasciate un feedback positivo.